Ragazzi, io sono Drafio ed eccoci qui in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, andremo a fare le 300 corone su Stumble Guys in stile EM, perché ovviamente, come vedete, ho scelto anch'io il mio team ed è quello del buon Sparksone Nazionale. Ops, scusate per questo shake di telefono. E adesso iniziamo, raga, dobbiamo vincere, ma ragazzi, iscrivetevi a sto cavolo di canale, se no io non ne faccio di video, mi annoio dopo a fare video se non vi iscrivete. Qui la situazione non è delle migliori. Adesso è partita la partita. Ah, ok, raga, il mio ping è piuttosto basso, però ogni tanto ci sono degli scatti improvvisi di là. Poi consideriamo che sto tenendo il telefono in una maniera mostruosa per le mie povere dita e quindi non potrò mostrarvi tutta la mia skill. Ok, siamo partiti benissimo, raga, benissimo. Qui ci saltelliamo sulle piattaforme senza alcun problema perché siamo tra i primi e non abbiamo fretta. Ok, qui possiamo azzardare un trick. No, raga, non riesco a fare i trick così con il telefono in questo modo. Dai, raga, dai. Ok, qui siamo passati senza problemi. Adesso cercheremo di passare da questa parte perché è un po' più affollato. Oh mamma mia, perfetto. Adesso aspettiamo che qualcuno mi tiri un pugno. No, alzi la piattaforma e sgherra. Proprio così, fantastico. E ci siamo, ragazzi, seconda posizione. Sembra meglio la prima, però ci si accontenta. E niente. Andremo adesso al secondo round se i nostri amichetti si sbrigano un po', perché non ho voglia di stare qui un decennio. Perfetto, vedo degli abbracci molto tattici e sono arrivati tutti, complimenti. Qui vedo parecchi team, c'è magari un S2, un GRX, un MTM e io sono un bel EM, quindi devo cercare di vincere assolutamente. Devo portare in alto il mio team. Spingo round e fantastico, adesso arriveremo alla finale senza problemi. Spero, perché questa mappa è davvero strana. Ti può andare benissimo, come ti può andare malissimo. Io ho rischiato. Ho saltato troppo presto. Qui vediamo se riusciamo a fare il trick. Sì, io cerco sempre di andare nel blu perché secondo me perdo meno tempo. Quello lì, ma prova a tirare un pugno. Ma tu non hai capito con chi hai a che fare. L'orsetto mi sa che la prenderò in quel posto. No, eh sì, raga, era arrivato prima nello scorso round. Come giusto che sia, i primi saranno gli ultimi e i secondi saranno i primi. Forse non era esattamente così. Abbiamo ancora un GRX e un MTM contro un EM. Perfetto. Mamma mia, Laser Tracer, attenzione! Il lag qui non deve intervenire, se no, la situazione sarà una vergogna. Perfetto. Io giro sempre la visuale dall'alto in modo che possa vedere da dove arrivino tutti i laser. Finora nessuno è eliminato. Mi ho parlato. No, raga, è pieno di sciopponi. Ho perso. Ho perso. Praticamente perso perché, raga, tutta sta gente che spende soldi. E io come la batto? Pieno, pieno di sciopponi. Io non li darò i miei soldi al gioco. No, non li darò. Vabbè, qui visto, raga, visto. Mi ha salvato lo scheletrino! Grazie, scheletro! Mamma mia, ma quello scheletro al mio. No, vabbè, raga! Vabbè, oddio! Grazie, scheletro! Ma grazie, scheletro! Sei un idolo, scheletro! Raga, arrivano i primi problemi di connessione. Ok, qui ci saltelliamo. 5 su 7. Ma signor scheletro. No, raga, sono un nabbo. Sono davvero un nabbo, raga, sono davvero un nabbo.
E niente, raga, poi tra la connessione e tutto, e poi la pubblicità. Vabbè, raga, lo scheletro non mi aveva salvato, ma perché? Vabbè, riproviamo, magari ci vediamo in finale, non lo so. Ok, seconda partita. E adesso le lobby stanno iniziando a diventare toste, anche per me. Però, raga, si erano bruciati anche gli altri alla fine. No, ho perso per un niente. Ma un po' il lag, ve l'ho detto. E niente, un po' la posizione strana delle dita. Perché, gioco? Perché mi fai questo? Sei vergognoso, così perdi credibilità. Mamma mia, ma poi io non ho neanche una pessima connessione, raga. Spesso mi funziona, ma quando devo registrare, no, però. Guarda. Poi sta mappa c'ho la calamito. Fazzoletto. No, quell'orso mi ha spostato la pedana, ma l'avete visto? Che maleducato, signori, e non ci qualifichiamo. Porca troia. Raga, andiamo con la seconda partita. Nella prima partita lo scheletrino mi aveva salvato. E niente, però alla fine abbiamo perso un po' per il lag, un po' per le mie dita molto scomode. Però, c'è un altro tentativo. Qui bisogna andare sempre a destra perché comunque a sinistra si perde davvero tanto tempo. E quindi niente, dobbiamo cercare di fare una buona prestazione. Qui ce la saltelliamo sui tronchi. Situazione molto chill. Sono partito comunque in una pessima posizione. Fantastico. Ok, qui ci siamo, qui ci siamo. Senza problemi, senza problemi anche questo ostacolo. Qui si può saltare direttamente qua. Qui arriviamo qui e raga, una posizione davvero, come posso dire, non mi vengono i termini oggi, una posizione discreta, posizione umile ma discreta. Ok, raga, aspettiamo i nostri amici, sono già arrivati. No, raga, ho shakerato ancora il telefono. E niente, abbiamo solo un M come al solito, cioè io. Perfetto, un RTX e un MVM abbiamo. Forse un UCH, però non so se è proprio un team oppure boh, non lo so. Ok, fantastica la situazione in Tilefall. In Tilefall, che qui va abbastanza a fortuna, ma non completamente. Va anche a pay to win e anche a pay to win. Perfetto, perfetto. Ok, raga, aspettiamo gli amici che vanno avanti. Secondo voi posso andare avanti? Io ho un body block, mi stava per buttare giù. Il leone ci saluta. Ok, saltelliamo qui. Ci sono dei pugni tattici. L'orso ci saluta. Serve qualcuno che vada lì. Perfetto, adesso da qui. No! Ok, raga, un'altra partita. Vediamo un po' come andrà. Prima ho fatto mamma mia! Ho fatto un tentativo su Tilefall e è andato uno sbocco. Però qui, signor connessione, fate schifo, dai, c'è. Ok, dai, ci dovremmo essere. Madonna, al pelo, raga, al pelo! Però ci siamo, signore e signori, ci siamo. Vediamo un po' chi ci saluta. Ci saluta un bel po' di gente. Adesso dobbiamo assolutamente vincere in questa partita, ragazzi. Se no, se non vinciamo in questa partita, come si fa a vincere? Ok, vediamo un po' la successiva mappa. Secondo me è Super Slide. Io, raga, uso sempre Super Slide per affinare i trick. Però, perché sono un po' scarso ancora. No, va bene. Ci siamo. Uso sempre Super Slide, come vi ho detto, per affinare un po' i trick. Che non sono ancora granché. Quindi, probabilmente perderò.
No, dai, non ho voglia di farvi perdere altro tempo. Qui, vedete, il trek non è perfetto, però è comunque uno sbocco. Da questa parte proviamo questo. Vabbè, non ho voglia di non qualificarmi, raga, quindi ce la facciamo chill. Se no, se non ci fosse stati voi e non avessi dovuto fare 300 corone, avrei provato più trick. E chissà il finale, io direi, io spero sempre il Lava Rush perché raga è una mappa in cui mi trovo davvero bene, so fare i trick alla perfezione e niente raga, e niente, abbiamo un LTX Gabex da battere, sarà il team rivale questo, ok, vediamo un po', Laser Tracer, di nuovo Laser Tracer. Prima mi ha salvato dalle grinfie di quello scioppone uno scheletrino che poi ha provato a panciarmi e che non so se abbia vinto la partita. Oggi in questa partita penso, non penso che vada ancora così. Vedo uno scioppone LTX Gabex che probabilmente avrà delle emote o magari non le sa o non le vuole usare. Tipo, io cercherei sempre di predictare le sue mosse, perché non vorrei di certo diventare uno scheletro e sciogliermi in quell'acido che è il liquido verde di Laser Tracer, almeno penso sia acido. Magari, non lo so, sarà marmellata verde. Potrebbe sembrare. Ok, raga, iniziano ad andarsene i primi amichetti. Qui forse me ne vado anch'io. No, sono ancora in partita. Sono contro Gabex e contro un maghetto. E Gabex è morto. Quindi la sfida dei team l'ho vinta io. Adesso le 300 corone le farò. E raga, eccole qui. Ecco le nostre 300 corone. In stile EM, raga, eccolo qui. E adesso, raga, non ce n'è più per nessuno. Sono diventato un pro player, più o meno. E niente, raga, io direi che il video può essere concluso qui. Guardate, 28.830 corone e coppe e 300 corone per un livello 20. Perfetto, raga, io direi che il video si può concludere qui, iscrivetevi e scusate.